In questa giornata di bollino nero, di esodo, siamo a parlare di sicurezza stradale assieme a Autostrade per l'Italia, a dare informazioni all'utenza che si avvicina. Polizia stradale e ANPAS a disposizione di chi in queste ore da bollino nero si mette in viaggio. Io sono convinto che avvicinino intanto alla conoscenza delle forze dell'ordine e del lavoro che svolgono, che è importantissimo, e in questi giorni poi, visto che si parla tanto di bollino nero, secondo me anche una sosta. Io ho i bambini miei che stanno qua adesso, vengono a... Li avvicino anch'io a conoscere un po' l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine sulle strade, che è basilare. Siamo in un'area di servizio lungo l'autostrada del Sole, quella di Badia Alpino Ovest, corsia Sud, nell'Aretino. La polizia stradale, oltre che regalare alcuni gadget ai più piccoli, fornisce importanti informazioni. Nessuno sa quanti metri si percorrono in un secondo a 130 km orari. 130 km orari è la velocità limite autostradale, in un secondo si percorrono 36 metri. Questo vuol dire che naturalmente, se non rispetto la distanza di sicurezza, è inevitabile che avvenga il tamponamento, che poi è la causa del 95% delle file che si percorrono, che si trovano in autostrada. Quando si trovano in colonnamenti, il 95% dei casi è dovuto a un tamponamento. Poi sarà quello più grave, quello meno grave, quello che trova mezzi leggeri, ovvero mezzi pesanti, che fa la differenza, ma insomma questa è la causa. Tra le cause degli incidenti anche nel tratto autostradale immagino ci sia anche l'uso purtroppo dello smartphone, insomma, che è un po' la causa anche principale degli incidenti sulle altre reti stradali. È evidente, la ringrazio della domanda, perché è proprio il punto che è connesso a quello che abbiamo detto prima. Se io in un secondo a 130 km orari percorro 36 metri, a maggior ragione se la strada non la guardo, è evidente che io percorro, ci sono studi che lo hanno stabilito, in dei veri e propri distanze come un campo da calcio, al buio, completamente al buio. E tutto ciò che mi accade davanti è evidente che io non è che non me ne accorga, non lo vedo. E c'è anche chi si sottopone al simulatore di guida in stato di ebbrezza alcolica. Sì, ho provato ed è una bruttissima sensazione, quindi non guidate in stato di ebbrezza. Insomma, ritiene utile, ecco, queste postazioni della Polstrada? Molto, perché si insegna a tutti cosa significa davvero l'essere in pericolo, perché questo è un essere in pericolo, sinceramente. Dove siete diretti in vacanza? Verso Salerno. Viaggio ancora lungo? Beh, abbiamo diviso a tappe per i bambini. Avete trovato fila da nord? Un pochino sì, un po' di fila. Noi andiamo tranquilli, senza fretta.